sono i cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura. C'è il massimo dei voti, non ci interessa, quindi d'ora in poi funzionerà soltanto la mod 2, almeno finché c'è questo evento, ma non ci preoccupiamo. Manca un giorno e 5 ore, devo ancora finire un sacco di cose qua. Bisogna sbrigarci, siamo veramente un sacco in ritardo. Ho poltrito, perché in realtà ho cambiato di nuovo telefono, perché ho dato indietro quell'altro per prendere questo, costava un po' di meno, quindi in realtà ci ho risparmiato e speriamo che funzioni bene. Però a quanto sembrerebbe dovrebbe funzionare bene, non so come verrà registrato questo video, lo scopriremo molto presto. Sei emozionato per la finale della Coppa di 15? Io sì, sì, emozionato, però devo avere a che fare con la RAF, che palle. Sto espandendo i miei orizzonti e cercando nuovi giochi di parole sul Quidditch. Questo è quello che fa sempre i giochi di parole, non me lo ricordavo. Spero tu non sia troppo stanco per allenarti, ma figurati, sono super tonico e allenato e ho dato delle mazzate ai bolli tutto il giorno. Sono felice che tu sia qui, Rocky. Iniziavo a sospettare che non ti saresti fatto vivo. Sky, sai, tu non mi aiuti più, allora sono andato da Raf a fare blablabla. No, la Raf no. Orion non ha ancora iniziato l'allenamento, vero? Beh, se l'avesse iniziato sarebbero in cielo, non credi? Certo che no, ti aspetterebbe, in un modo o nell'altro. Se... presumo che questo 6 sia un 6, sei sicuro di farcela ad allenarti oggi? Mi sembri stanco, cosa stavi combinando? Allora, ragazzi, cioè, non sono affari tuoi, non si deve mai dire. Mai proibito. Mi esercitavo con gli incantesimi, quindi dirle una bugia non mi sembra una cosa carina. Io le dico la verità, cioè non ci trovo nulla di male alla fine, ragazzi. Voi cosa avete risposto? Fatemelo sapere con questi commenti. Mi stavo allenando per la finale della Coppa di Quidditch. Che idea formidabile, Rocky. E non mi chiedi con chi? No? Ah, ok, perfetto. Temo che dobbiate accantonare la conversazione per il momento. Dobbiamo iniziare il nostro allenamento. Cosa facciamo oggi? Schifo, più del solito. Inizieremo la prossima tappa del nostro viaggio con menti equilibrate e cuori equilibrati. Due volte a sta parola, però, Orion, su via. Con menti e cuori equilibrati, super top. Leviamoci in volo per un momento di equilibrio sulla scopa. Oh no, ho capito adesso cosa intende. Evviva! E come è volato in fretta. Ah no, noi non partiamo. Noi rimaniamo a terra con un'oretta di energia, ragazzi. Siamo pronti, ragazzi, prontissimi. Il club, interessante. Dovrei fare il livello 2. Non fare un sonnellino sulla scopa non è mai una buona idea. Tra l'altro, ragazzi, ora voi non lo vedete, ma in basso a sinistra io in questo momento ho la telecamera, il buco nello schermo, quindi non leggo bene il testo. Devo girare lo schermo dall'altra parte. Ok. Le altre squadre di Hogwarts non hanno provato metodi di allenamento di Orion. Tipo la L e la N non l'ho lette. Ci servirà equilibrio nella finale della Coppa di Quidditch. Però sono abbastanza bravo comunque a leggere anche senza leggere, ottimo. Non preoccuparti per me. In orta l'equilibrio? In orta, io ho letto orta e chiedo perdono. Nel prossimo video girerò tutto. Percepisci la scopa sotto i tuoi piedi. Non ti tradirà. Sì, a me mi sembra che mi tradirà molto presto. Se Ben supera l'esame di pozioni, può tornare nella squadra. Ah, Bean, ok. No, spero di no, che sennò se supera la squadra io me ne devo andare di nuovo. Se vinciamo la Coppa di Quidditch, offro a tutti una burro birra. Ma ufficerò lo stesso, su via. Ho letto che si possono bocciare i boccini, ma non mi par vero. I boccini. Bocciare i boccini. Ok, va bene. Scusa. Un corpo equilibrato è un'anima equilibrata. Sì, può essere. Ed eccoci qua con la quinta stellina. Vorrei cortesemente leggere. Non fare un sonnellino sulla scopa non è mai una buona idea, soprattutto se sono in bilico su una gamba sola. Ma ragazzi, raccogliamo queste 5 stellozze e andiamo avanti. Assolutamente avanti. Prima di raggiungere i nostri compagni in campo, ho sentito la tua discussione con Sky. Beh, discussione, abbiamo parlato tranquillamente, mi pare. Cosa l'hai detto sulla tua decisione di ricorrere ai consigli della RAF? Nulla, sono uno stronzo. Mi ha chiesto come mai sembrassi stanco. Così le ho detto che mi stavo allenando. Sembrava contenta. Sì, però non l'abbiamo detto con chi.
Sky desidera che ognuno di noi sviluppi il proprio potenziale per vincere la Coppa di Quidditch. Ma potrebbe non essere entusiasta di chi hai scelto come allenatrice. Eh sì, però lei non mi allenava, quindi ho dovuto fare così. Hai ottenuto l'equilibrio perfetto sulla scopa. Ora devi concentrarti, mentre c'è una zanzara che mi ronza attorno, sul tuo equilibrio con Sky e la RAF. Come procede la tua missione di ottenere il supporto della RAF? Non molto bene. Ho dimostrato di voler seriamente imparare da lei. Sì, però non mi sembra molto convinta. Ma ora mi serve qualcosa da insegnarle in cambio. Cosa hai in mente? Penso che dovrei parlare con Murphy, è l'esperto di tattiche. Saggia idea. Ci consulteremo con lui prima dell'allenamento di Quidditch. E quindi vuol dire, ragazzi, che dovrò fare dell'amichevole, secondo me. Ah no, devo farlo adesso, l'amichevole? Cosa? Va, no, ah, no, 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 no. Ma come prima dell'allenamento? Cioè, prima mi dici, ci consulteremo con lui prima dell'allenamento, ma in realtà stiamo facendo ora l'allenamento. Dopo l'allenamento, quindi, cioè, Hogwarts Mystery, come al solito, ha fatto tipo casini, come al solito, tipo, eh? Che dite? Casini? Casini, dai. Casini, super casini. Casini, casini, soltanto casini. Piccoli e piccini sono tutti casini. Io prendo il casino e lo vedo nel... Ragazzi, basta. Ma ragazzi, io vi salto il solito testo che è uguale ogni volta e siamo pronti ad allenarci a fare una mitica missione. Dobbiamo salvare la situazione. Ehi, imbecille, lì. E niente, questo è il modo più stupido per fermare una partita di Quidditch. Proprio più scemo di così non si può vedere. Credo che il volume però sia un pochino troppo alto. Abbassiamolo leggermente. E niente, ce l'abbiamo fatta, siamo troppo bravi. Eh sì, lo so, Balboa è stato cacciatore. Sono su tattiche super potenti, sono le tattiche migliori del mondo e quant'altro, insomma, c'è un bolide che mi sta per uccidere e ovviamente dobbiamo fare l'unica cosa che in realtà non avrebbe senso fare, perché ci vuole più tempo a noi che prendiamo, lanciamo sta cosa, sta mazza. Pensavo di averlo preso tutto quanto, puff, andiamo a lanciare la mazza dovunque. In realtà, se noi avessimo fatto tutto noi, faremmo molto prima, secondo me. Però questo gioco è un po' strano, quindi boh, vabbè. Il cercatore respinge il bolide perché è bravissimo, e anche se è bravissimo perché usa la mia mazza, che è molto mazzosa, e quindi insomma super top. Ma ragazzi, andiamo a distruggere in qualche modo i sogni di vittoria di questo personaggio con la nostra scopa. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Boom! Gli diamo una scopata. Brutte parole, YouTube. Non erano quello che pensi, ma erano un'altra cosa. Quindi, insomma, non mi bannare. E andiamo avanti con la conclusione. Non è ancora la conclusione. Si stanno allungando queste partite qui. Mi ero dimenticato che non è più da tre, ma da quattro cose. E quindi sono molto più triste. E oh, mancano 3 secondi. Cavolo! Uno. Che ansia, ragazzi. Sono riuscito a ottenere due perfetti con tutta quest'ansia. E mi dai soltanto quel cosino piccolino lì in alto di prerogativa. Sono molto, molto triste. Ma ragazzi, finalmente, forse, non ancora. Ragazzi, non ancora. Ma quanto dura questo allenamento? Cioè, è tipo l'allenamento del secolo. Io non capisco. Ma io faccio tutto insieme. Mamma mia, anche un perfetto. Siamo quasi alle 2 stelline e mi darà tipo pochissimo. E l'abbiamo preso, distrutto, fatto cadere, ammazzato, distrutto. C'è una zanzara che mi sta guardando, mi fissa, eccola lì, la vedo. Ah, non potete vederla voi, ma mi fissa. E ora entrerà e mi mangerà tutto. Dopo una partita magnifica, la squadra di Balboa ha trionfato. Sono questi i momenti più belli del Quidditch. Finalmente abbiamo finito la grandissima, miracoloso allenamento, e vediamo un po' se c'è Murphy che ci vuole parlare ancora un pochettino. No, non c'è Murphy che ci vuole parlare, ma ragazzi, ci andremo a parlare con Murphy nella prossima puntata, sperando che non ci sia. Ah, eccolo qua, vieni alla cabina dei commentatori, voglio sapere tutto della RAF. Non ve lo dico per questa puntata perché sarebbe un video troppo lungo e voi non guardate più di 3 minuti del video, quindi insomma non perderò il mio tempo. Ma ragazzi, ci vediamo nella prossima puntata del Podcast Mister. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura. Ma mi stavo dimenticando, prima di finire il tutto,
c'è una cosa interessante da fare. Mi era stato detto da un mio abbonato di andare assolutamente, e mi è venuto in mente adesso, nel dormitorio, perché c'è una sorpresa per noi dopo la missione con Rowan. Andiamo subitissimo a vedere, perché a quanto pare potrebbe esserci effettivamente qualcosa. In effetti poi mi sono dimenticato di farlo, ma adesso lo facciamo, meglio tardi che mai. E se il gioco caricasse cortesemente mi potrebbe fare un favore, ma ovviamente dato che ho reinstallato tutto è normale che ci metta un po' di più. Eccoci qua. Allora, eccolo qui. Sì? Gentile signor Balboa, siamo lieti di informarti che sei stato scelto nel ruolo di Head Boy per il tuo settimo e ultimo anno della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. In allegato troverai il tuo nuovo distintivo. Confidiamo che lo riterrai adeguatamente scintillante. Sinceramente tuo, Albus Silente, capo, preside Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Troppo scritto piccolo sotto, quindi non lo so. Ah, probabilmente scuola di magia e stregoneria. No, no, preside Albus Silente, dottor Viz X Sorge. Ah, vabbè, sono i titoli di Silente. Tanta robina, ragazzi. Magnifico. E ce l'abbiamo la divisa, però, ora che ci penso. Perché mi sa che non... Ma il cane c'ha la copertina. Cucciolo, c'ha la copertina il cane. Ma dai, non l'avevo mai notato. C'è sempre stata il cane con la copertina. E qui c'è un nuovo rimanetto. Cosa c'è qua? Non lo so, ma non mi interessa comprarli adesso. No, no, un'iguana. No, ragazzi, l'iguana va comprata. Basta, voglio l'iguana. Però poi torna il gattino, perché il gattino è super top, eh. Rimuovi i deci. Oh, c'è un'iguana lì in alto. Ok, bene ragazzi, possiamo uscire. Sperando che non mi abbia messo l'iguana, perché poi ho paura che mi metta l'iguana. E io voglio gattino. No, mi ha messo l'iguana. Cos'è sta roba puzzolenta? L'iguana puzzolenta. Ah, un gattino. Ok, sono molto più felice. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Mi raccomando di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Per oggi è tutto. Condividete il video con tutti i vostri fantastici amici. Fatto il misgatto. Gatto? 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 Mamma! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!